Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi vorrei parlarvi del topolino numero 3424. Eccolo qui, con la copertina di Andrea Freccero e Andrea Cagol invece ai disegni, una coppia che ormai è abbastanza collaudata su Topolino, una copertina abbastanza carina anche se non delle migliori per quanto mi riguarda, che vede i tre nipotini qua in questo caso dell'area 15 insieme al loro amico Ray a bordo di questo ciclomotore, non so se è un ciclomotore ma comunque non saprei cosa fosse, comunque un mezzo insomma, con lo sfondo rosso e uno sfondo bianco sotto, una copertina abbastanza semplice e carina, di certo magari non una delle migliori però abbastanza carina, con la scritta azzurra con il rilievo giallo Topolino, la scritta gialla Disney. Ovviamente c'è anche il concorso di TM Mister Vertigo, così come in quarta di copertina. Una copertina, come detto, carina, ma sicuramente, per quanto mi riguarda, non tra le migliori. Ad agosto solo con Topolino, le carte del gioco d'autore con illustrazioni di Fabio Celoni. Poi ovviamente c'è il solito inizio con Che aria tira a Paperopoli, questa volta la settimana di Silvia Ziche, Archimede, che dice il vero inventore non si ferma neanche davanti al fatto che l'ombrello sia già stato inventato, con Eddie qui sopra la lampadina, quindi molto, sempre molto simpatica le vignette di Silvia Ziche. Poi si parte con l'editoriale del direttore Alex Bertani, che ci parla come al solito di quello che andremo a leggere in questo numero e quello che leggeremo nei prossimi. Ovviamente qui ci sarà l'ultima storia, l'ultimo episodio, il sesto dei Bumpers, del gruppo musicale di Qua e dei suoi amici. Dopo che si era conclusa insomma la Calissotta Summer Cup con lo scorso numero, questa volta invece si concluderà la saga di Musica Calissota. Poi ci dicono quello che vedremo, anche il primo episodio del mistero del Mousinger, quindi della saga di Topolino e il principe della menzogna. Il primo episodio lo avremo appunto su questo numero, saranno in tutto 5 episodi per scoprire l'ultima caccia a Mister Vertigo. Da segnalare anche la cover story Ray e il grande esperimento di Roberto Gagnor e Libero Ermetti. Poi ci saranno anche nei prossimi numeri Corrado Mastantuono con Bum Bum Ghigno e anche le giovani marmotte, che torneranno tra due numeri e saranno protagoniste comunque nei prossimi numeri, nei numeri estivi di Topolino, quindi tanta carne alla brace. Ovviamente poi vi parlerò un po' delle storie che sono all'interno di questo numero. Si parte a pagina 9 con il primo dei 5 episodi di Topolino e il principe della menzogna, il mistero delle Mousinger, di Marco Nucci con i disegni di Ottavio Panaro. Chi è Mister Vertigo? Ebbene sì, con questo primo episodio, devo dire molto ben disegnato, molto ben sceneggiato da Nucci, disegnato da Ottavio Panaro, una storia che devo dire che mi è piaciuta. Tutto si gira intorno a questi manoscritti, Topolino che deve scoprire insomma chi è Mister Vertigo, la domanda che si pongono tutti, una storia che devo dire che scorre bene, arriva fino a pagina 30, no, sì, pagina 30 ci sarà anche Eta Beta all'interno della storia, per cui è molto simpatica, ma Eta Beta è un personaggio che è sempre piaciuto. Si passa poi alla seconda storia in lista, e cioè Cornelius Day, Musica Calissota, sesto ed ultimo episodio, di Giorgio Salati con i disegni di Nico Picone. Mi piacciono moltissimi i disegni di Nico Picone, mi piacciono veramente molto, per questa saga che si conclude con la band di Qua e dei suoi amici, cioè i Bumpers, che tornano a casa, tornano a Paperopoli e quindi si esibiranno lì. Una storia che questa è molto simpatica, devo dire che Musica Calissota come saga mi è piaciuta in toto, 6 episodi molto ben sceneggiati, anche molto ben disegnati, con anche i colori, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la saga di Musica Calissota che si è appena conclusa, quindi Cornelius Day, ultimo episodio. Poi si passa alla storia di Tip e Tap e l'invasione dei droni, primo episodio di una storia che sarà 2, se non sbaglio, sì, con soggetto e sceneggiatura di Pietro Bizzemelo e disegni di Luca Usai, protagonisti i nipotini di Topolino, insieme anche a Eta Beta. Quindi in questo numero di Topolino ci sarà Eta Beta molto presente. Questi droni faranno davvero un macello all'interno di Topolinia. Ci sarà anche Pietro Gambadilegno. Insomma, una storia che anche questa, diciamo che magari mi è piaciuta meno rispetto alle prime due, però positiva, la mia impressione è positiva, mi è piaciuta, quindi posso dire che mi ha intrattenuto moltissimo. Ragazzi, poi dopo una giornata di lavoro, io dico sempre, no? Lo dico anche ai miei amici quando ci sentiamo, dopo una giornata di lavoro magari pesante, dopo le varie vicissitudini della vita, eccetera, eccetera, la lettura di Topolino è sempre una bella lettura. Poi c'è Sognare insieme, Ray e il grande esperimento, di cui vi dicevo all'inizio, di Roberto Gagnor, con i disegni di Libero Ermetti. Ragazzi, i disegni di Libero Ermetti, come sono stati anche colorati, sono i più belli dell'intero numero di Topolino. Questo numero 3424 mi hanno fatto un'impressione incredibile.
Qui abbiamo appunto Rei, che è l'amico del cuore di Kuo, che vorrebbe insomma aspirare a diventare un bravo fumettista. All'interno di questa storia ci sarà anche Archimede, disegni spettacolari, così come anche i colori, ragazzi, veramente molto belli da vedere. Devo dire anche la storia molto simpatica, molto carina, con Archimede anche sull'orlo di una crisi di nervi, insomma, veramente mi è piaciuta molto. Ma come dire, i disegni e i colori, continuo a dirlo, veramente mi hanno stupito. Poi, infatti, vediamo qui, anche se non voglio spoilerare, sul finale, il finale che mi è piaciuto moltissimo, anche sulle parole dette, le frasi dette. Ma andiamo avanti. Splash da brivido, questa cosa molto interessante. Poi ci sono due miniserie, mini saghe più che altro, due storie. Topolino by Night con Questione d'esperienza di Gabriele Panini, con il disegno di Maurizio Amendola, una piccola storia con Sgrinfia, dei ladri che dovevano rubare delle cose, piccola storia riempitiva, niente di che, simpatica, ma sinceramente niente di eccezionale, così come niente di eccezionale per quanto mi riguarda Young Donald Duck, quando il preside va in vacanza. Le storie del giovanissimo Paperino sono simpatiche, ma non sono tra le mie preferite, perché anche questa, nonostante sia stata ben disegnata, ben sceneggiata da Chantal Pericoli, con i disegni di Marco Mazzarello e colori di Edizioni BD, una storia carina e simpatica, come detto, molto ben disegnata e scorre anche piacevolmente, ma non mi ha convinto del tutto. Però ragazzi, tanto di cappello agli autori, perché hanno fatto comunque un ottimo lavoro. Poi si conclude il numero, ovviamente, omaggi a Kuo qua da parte dei bambini, come al solito, questa volta per loro, In volo con il topo drone, che uscirà, il topo gadget. Però come ben sapete non faccio i gadget, tra l'altro con questo numero, se non sbaglio, c'è anche in allegato il Club dei Supereroi, che è il nuovo bimestrale che uscirà, che però a me sinceramente non interessa, quindi non lo prenderò, però se qualcuno di voi è interessato lo prenderà al sovrapprezzo di 3 euro, quindi Topolino più il Club dei Supereroi, 6 euro in tutto. Federico del mondo dei droni, qui ci parla appunto dei droni in generale. In settimana queste sono le uscite in edicola. Topolino in giallo numero 2 l'ho preso, lo leggerò, vi porterò anche la video recensione presto. E poi sul prossimo numero 3425, una bella copertina con Topolino Eta Beta. Super storia fumetti, ci sarà Boom Boom Ghigno appunto di Mastantuono, Un'estate in città, Topolino principe della menzogna episodio 2, Sei sospettati un fantasma, Tip e Tap l'invasione dei droni episodio 2, di cui si riferisce la copertina, Paperoga e la fugace centrifuga e la storia a bivi, papere a bivi estivi, e in finale a tutto calcio con Nonna Papera e Ciccio. Allora, che dirvi ragazzi, questo numero 3424 di Topolino, devo dire che in definitiva mi è piaciuto, tranne per la storia di Young Donald Duck, più che altro per la saga di Topolino Abbainati, Questione d'esperienza, che l'ho trovata la storia più debole, ma per il resto mi sono piaciute tutte, bellissimi disegni di Re, il grande esperimento di Area 15, della saga Area 15, bellissimo anche il primo episodio di Mistero delle Mausinghe, del Topolino e Principe della Menzogna, e anche l'ultimo episodio di Musica lì sotto a Cornelius Day, simpatico l'episodio con Tip e Tap e l'invasione dei droni, il primo episodio, il secondo lo vedremo nel prossimo numero, però devo dire che è stato un buon numero di Topolino, copertina, forse ci sono state copertine migliori, però devo dire che è stato un buon numero, il prossimo mi incuriosisce parecchio e vedremo un po', insomma, queste storie come saranno. Fatemi sapere nei commenti se avete letto questo numero di Topolino, come l'avete trovato, le storie preferite, le vostre storie preferite all'interno di questo numero. Io ovviamente vi ringrazio come al solito per seguirmi sempre, per supportarmi, per guardare insomma tutti i miei video, anche quelli in cui ogni tanto mi sfogo e mi arrabbio, ragazzi, però poi mi passa, mi leggo un Topolino, mi rilasso e mi passa. Ma mi passa soprattutto per il vostro supporto, che mi state insomma, mi supportate sempre, mi state sempre vicini, anche quando magari vedete che sono un po' arrabbiato, per cui grazie doppiamente. Se volete entrare nel gruppo Telegram Alienology Nerd 360, link in descrizione. Se vi piace ciò che porto su YouTube e magari lo vedete per la prima volta con un mio video, iscrivetevi al canale, perché ci saranno tanti altri video e sorprese. Grazie ancora, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!